Coach, nonostante il risultato è stata veramente una grande partita, un grandissimo livello di pallamano. Sì, sono molto contento della prestazione di ragazze e complimenti dal primo all'ultimo, perché penso che hanno dato tutto questo che potevano. Tutti erano un po' scettici perché abbiamo visto squadre di Malaga e prima in classifica in campionato spagnolo. Avevano qualche problema di infortuni come noi, abbiamo 2-3 giocatrici che ci mancano e quello si è risentito, avevano più cambi, hanno alzato ritmi, erano altissimi da primo a ultimo minuto e con tempo abbiamo subito break fine primo tempo con il nostro vantaggio 14-11 dove loro vanno a 15-14 e poi secondo tempo c'era calo di concentrazione e fisico. La prossima settimana, in particolare il 13 ottobre, ci sarà la sfida di ritorno. Che cosa ti aspetti da questa sfida e in che cosa dovete migliorare? Allora, sicuramente guarderemo partita, analizziamo la partita. Voglio che danno la stessa prestazione qua, perché fino a quando c'erano le forze, i ragazzi hanno giocato veramente bene. E ennesima volta complimenti a ragazze, perché poi io pretendo da loro tantissimo. E sicuramente proviamo a fare meglio della Malaga. Grazie mille. Grazie mille a voi.